Un saluto da Chromeboy, bentornati in Dyson Sphere Program. Spero in questo episodio di riuscire a far volare i primi razzi per costruire la nostra sfera di Dyson. Per cominciare andiamo a mettere giù una nuova stazione, che sarà più o meno il centro da cui cominceremo a costruire quello di cui abbiamo bisogno. Qua cosa ci serve? Allora, innanzitutto abbiamo pochissima energia. Ci serve sostanzialmente questo local demand. Perfetto, cominciamo a richiederlo. Mentre l'altra parte, titanio e soprattutto carbon nanotube, li abbiamo qua. Carbon nanotube non stanno ancora arrivando per qualche ragione e penso che il problema sia tutto nel fatto che non abbiamo abbastanza navette. Vediamo se posso andare a costruire qualche navetta, nell'attesa. Bisogno di un sacco di rame. Andiamo a prendere un po' di rame. Come vedete, siamo molto bassi come energia. Ok, ci serve anche del ferro. Andiamo a prendere del ferro da qua. E continuiamo a produrre. Un 10 e un 5, perfetto, dovrebbero cominciare a bastare per portare in giro un po' di questi pezzi. Allora, dicevamo, qua abbiamo messo giù questi local demand, ma non sta ancora arrivando nulla, quindi vediamo, siamo ancora in attesa dei primi. Vediamo se possiamo cominciare a mettere giù almeno uno di questi. Ne mettiamo giù uno qua. Perfetto. E vediamo se va. Perfetto, sta andando a recuperare. Intanto qui ne abbiamo, non abbiamo ancora nulla di nessuno di questi, ma andremo a crearli a breve. Allora, da qui devono uscire titanio e carbon nanotube. Abbiamo due uscite, cominciamo ad usarle. Qui avevo già preparato qualcosa. Vediamo un po' cosa avevo preparato. Sempre per questi razzi. Allora, questi li ho, questi li ho, questi mi mancano e mi manca questo, appunto. Allora, non mi ricordo bene cosa sia questo. Ah, sì, è il continuo di quello. Va bene. Andiamo fin qua e fin qua e fin qua. Ah. E fin qua, perfetto. Allora, per costruire il nostro frame material ci servono 4 tubi, 1 e 1. Quindi in realtà di qua abbiamo uno di questi, quindi quattro tubi li mettiamo su questo lato. Qui i tubi e qui il titanio. Perfetto. Qua andiamo a mettere tutti questi, così arrivano i tubi. E da qui dovrebbe arrivare questi. Perfetto. Cominciamo a mettere giù una di queste. Allora, io in realtà questi però per il momento non mi servono. Ok, quindi qui vado a levare anche questo, qui questo ponte potrei levarlo, questo lo mettiamo così, andiamo a produrre questi, andiamo a fare un giro più largo partendo da qua, giù così e così, perfetto, via questo e andiamo a tirare fuori questi. È arrivato tutti e tre i materiali. Ottimo.
A questo punto, 1, 2 e 3. E abbiamo la nostra uscita pronta. E cominciamo a avere, preparare uno di questi. Ok. Vediamo che funzioni. Non mi sembra che stia tirando dentro alcunché, perché ho messo tutto al contrario. Non partiamo bene oggi, eh? Ok, 1, 2, 3. Quindi dicevamo 1, 2 e 3. Ok. Sta caricando tutto anche con i problemi di corrente, ma dovremmo avere il nostro... primo, cos'è questo? Scaffolding material? Frame material, perfetto. Vediamo che venga sputato fuori dalla fabbrica, poi continuiamo. Intanto, perfetto, abbiamo il primo frame material fabbricato. A questo punto ci servono solar sail e processori. Allora, solar sail e processori, chiamiamole demand. E domanda, i processori quasi di sicuro li abbiamo già al sistema, mentre le solar sails sono quasi certo che non le abbiamo. Allora, dove sono i processori? Dove sono i processori? Vedo quelli blu, ma non vedo quelli, eccoli qua. Local demand, vediamo se parte qualcosa per recuperarli. No, quindi ora andiamo dall'altra parte della mappa e mettiamoli a sistema entrambi. Allora, questo è dove arrivano questi, e c'è un local supply, e quindi non capisco perché non partano. E qui c'è un altro local supply, e va benissimo, ma non partono neanche loro. Ok, mentre per le nostre vele solari dobbiamo fare una qualche tipo di acrobazia, perché ne abbiamo un sacco qua, vanno anche su questa cassa. E ora questa cassa può essere mano a mano svuotata. Io direi che dopo i primi due cannoni possiamo andare a prendere... Allora, qui è un po' tricky la questione, perché in realtà fino adesso abbiamo mantenuto una... non avevamo bisogno di tante vele solari, ma ora quando cominceremo a mandare fuori le nostre la nostra effettiva sfera di Dyson, avremo bisogno di molte più vere solari. Quindi qui andiamo a fare un po' di confusione, andando a tirare un'altra delle nostre belle linee inefficienti. Andiamo anche però prima a fare un'altra cosa, ovvero a prendere un altro po' di... Io ho paura che si inchiodi tutto a un certo punto, perché sto cominciando veramente a chiedere troppa energia a questo sistema. Ok. Dovrei bloccare qualcosa, ma non ci preoccupiamo. Cerchiamo di avere in piedi qualcosa che cominci a avere la parvenza di funzionare, in modo da poter cominciare a costruire la nostra fantastica sfera di Dyson. Allora, con questo andiamo su di qua, giù di qua, su di qua, giù di qua, e qui c'è la stazione, quindi possiamo rigirare così. Ok, qui dobbiamo... Non ho più spazi, vediamo se l'altra stazione ha qualche spazio qui. Attorno c'era un'altra stazione, sì. Questa, ok. E allora, questa ha più senso. Andiamo a togliere però prima tutto.
fatto questo terrificante giro. Perfetto. Andiamo a toglierlo anche da qua. Perfetto, ok. Abbiamo lasciato un po' di roba nel vuoto, ma non è un problema enorme. Quindi andiamo invece a tagliare qua la fabbricazione e a mettere giù un altro splitter. Perfetto. Allora, lo splitter in questo istante voglio che mi dia priorità da questa parte. No, anzi, vai bilanciato. Tanto arriverà quasi di sicuro in pari. E ora dobbiamo uscire un po' di qua. Andare quasi al polo nord. Girare qua sopra e siamo arrivati finalmente alla nostra stazione. Usiamo però una di queste. Diamo una parvenza di efficienza che non c'è. Ok, non c'è problema. Local supply, remote supply, a posto. E questo sta arrivando. Ok, adesso queste io vorrei evitare di recuperarle ancora, ma vorrei anzi andare a vedere se riusciamo a fare una cosa del genere. Ok, diamo effettivamente priorità da quella parte. Mettiamo un'altra stazione qua, serve un'altra uscita. Certo, io metto giù altre fabbriche quando sono già a corto di corrente così. Ma va bene, allora, dovremmo avere tutto a questo punto. E intanto qui sto vedendo una minaccia sul nostro altro sistema solare da cui dipendono gran parte delle risorse che stiamo utilizzando. Stiamo arrivando al momento del rischio. Il problema qual è? Il problema è che non abbiamo assolutamente difese da quelle parti. Ma un problema alla volta. Continuiamo con la nostra produzione, quindi ci servono questi, ci servono questi, ci servono questi. Possiamo fare tutto da qua. In realtà possiamo fare sì tutto da qua facendo un reverse e mandando questi. Qua dentro. E sono questi. Ok. A questo punto qua dovremmo avere abbastanza spazio. Spero. Per una bella fabbrica. Con 1, 2, 3 remixati correttamente. Io non so perché, ma mi sembra di lavorare sempre vicino al polo. Qualunque posto sia. E cosa abbiamo bisogno? Andiamo a vedere, ci servono 3, 3 e 3, quindi è in realtà indipendente l'ordine. Andiamo a produrre. E questo esce così. Mettiamo un palo della luce. Palo della luce in modo che venga prodotto. Ok, ora abbiamo questi e ci servono questi blu. Questi blu non so se li stavo già chiamando da qualche parte. Qui di sicuro abbiamo questi. Qui possiamo chiamare questi blu. Local demand. Non so quanti ne avremo a disposizione.
Andiamo naturalmente a creare, se possibile, altre di questi. Ci serve probabilmente altro rame. Andiamo a prendercelo. Un 42 litri di qualcosa, ma li vado a recuperare più tardi. Allora, qui c'è il nostro rame. Non so bene al posto di cosa mettere, proviamo a fare al posto di questi e questi li mettiamo. Qui non abbiamo nulla, quindi al posto di questi li mettiamo qua. E questi non li mettiamo da nessuna parte. Ok, così dovrebbe andare bene. E dicevamo, dovevamo produrre un po' di queste navette. Siamo ne un 5. Allora, questi li abbiamo, questi li abbiamo, questi li abbiamo prodotti, ne abbiamo un paio. E qui possiamo far uscire i chip blu se arrivano. Intanto cominciamo a mettere le navette se le abbiamo. Ok, via una navetta. Chip blu. Ecco qua le navette, perfetto. Quindi questi li abbiamo, questi li abbiamo e questi li abbiamo. 2, 4, 2. Allora facciamo un così. Così. E un giro largo da questa parte. Usciamo di qua. Qui purtroppo stiamo andando un po' a incastrarci con le altre possibili uscite. E qui arrivano questi. Allora, quello che ci mancano sono i famosi chip blu. Ma nel mentre no, io posso cominciare a mettere giù la prima fabbrica. Dire che voglio questi razzi, dire che voglio anche dargli un po' di corrente e collegare il tutto. E quindi questo dall'altra parte, per il momento semplicemente gira così, e quasi sono un proof of concept in realtà in questo istante. E qua andiamo finalmente a mettere giù la nostra rampa, che è abbastanza grossa. You've built a vertical silo. It automatically launches small carrier rockets loaded with the Dyson Sphere components to build the nodes and the frames. Before that, you need to access the Dyson Sphere panel and plan its nodes and frames. Each rocket provides one structure. Collegato. You can check the structure required for the Dyson Sphere in the vertical silo panel. Allora, qui devono uscire i chip blu, non gliel'ho mai detto. E stiamo cominciando a caricare. Servono ancora un po' di questi. E servono ancora un po' di questi. Vuol dire aumentare queste fabbriche.
Ora questi andiamo anche loro a espanderli. Ok, il primo razzo sta... è forse partito? Ce lo siamo perso? Va bene, vediamo il secondo, dai. Non è un problema. Importante aver preso l'achievement. Intanto comincio a espandere le linee. Ed eccoci qua, siamo riusciti a far partire i primi razzi che stanno andando a costruire la nostra Dyson Sfera. Come vedete qua, piano piano, sto cercando di mettermi in pari con la produzione. E direi però che a questo punto, con i primi razzi che viaggiano verso la Dyson Sfera, possiamo essere arrivati alla degna fine di questa serie, almeno per il momento. Cosa vorrei fare? Concludiamo per ora la serie con il nostro razzo che sta arrivando a posizionarsi appunto sulla sfera di Dyson per cominciare a mettere giù i primi punti di struttura. E penserei di continuare la serie, se vi sta ancora interessando, tra un po', quando la sfera di Dyson sarà più costruita, in modo da saltare questa parte che secondo me è abbastanza tediosa, ovvero ora abbiamo più o meno messo giù tutte le industrie necessarie per la sfera di Dyson e serve solo espandere, espandere, espandere all'infinito. Non è il massimo del divertimento. Però potrei, se vi piace, anche fare qualche live stream ogni tanto di qualche pezzo, di qualche partita. Intanto continuate a vedere i razzi che arrivano. In ogni caso, spero che questa serie fino ad ora vi sia piaciuta. Nel caso lasciate un like, commentate pure per consigliarmi come andare avanti con questa serie. Appunto, io penso di saltare questa fase della costruzione iniziale della sfera di Dyson. E per ora è tutto, e alla prossima.